Cari amici telespettatori di Swiss World TV, un buon pomeriggio da Axel Paderni. Come vedete torniamo alla piscina del centro federale di Tenero e come vedete oggi siamo presso l'allenamento congiunto di nazionale assoluta maschile di pallanuoto e nazionale under 17. Quindi andiamo dai protagonisti e scopriamo a che punto è la pallanuoto svizzera. Abbiamo il piacere di avere qua il direttore di Swiss Aquatics Water Polo, Lukas Bechtold. Insomma, diciamo, qui a Tenero oggi abbiamo sia la nazionale maschile ma anche l'under 17, nazionale maschile che sarà impegnata nelle qualificazioni europee, nazionale invece under 17 che diciamo che comunque è in costruzione. Esatto, noi periodicamente facciamo dei campi di allenamento, dei weekend di preparazione. La prima squadra, insomma, l'elite, si sta preparando per la competizione delle qualifiche ai campionati europei che inizialmente doveva essere in ottobre, poi la LEN ha spostato questo torneo a inizi febbraio, quindi avevamo già fatto una preparazione in vista dell'evento adesso di fine ottobre, ma purtroppo cadendo dobbiamo aspettare fino a febbraio e quindi la preparazione continua con una modifica dei nostri piani. Beh, una pallanuoto svizzera che comunque si sta riprendendo con tanta forza dopo post-Covid, comunque diciamo un campionato di Lega Nazionale A che si è concluso con una regular season comunque di un buon livello, playoff che invece sono stati di altissimo livello. Esatto, l'anno scorso abbiamo avuto un campionato di Serie A ridotto purtroppo per le questioni di Covid, quindi al posto dei soliti tre turni ne abbiamo fatti solo due. Nei playoff effettivamente abbiamo potuto assistere a delle partite comunque di alto livello con la vittoria del Kreuzlingen che quest'anno meritatamente si è portata a casa il titolo di campione svizzero. Beh, comunque parlando in generale del movimento, un movimento comunque che sta crescendo, chiaro, è volontà di Swiss Aquatics comunque di investire sempre di più in comunicazione, ma soprattutto di investire di molto sui giovani. Beh, qualsiasi sport alla fine se non investe sui giovani sostanzialmente non ha nessuna chance di arrivare da alcuna parte, per cui personalmente e l'attuale direzione mette un forte accento su quello che sono i programmi di sviluppo. Quindi abbiamo rivisto un sistema di formazione, abbiamo rivisto, ha proposto una modifica di campionati, proposta che non è stata accettata dai club, però pensiamo di continuare su questa via cercando un po' di vie innovative. Bene amici, abbiamo qui l'onore di avere il coach della nazionale svizzera di pallanuoto, appunto Goran Sablic, quale chiediamo un attimo il livello appunto in cui è messa la nazionale svizzera in questo momento. I think level of Swiss national team in this moment is much much better than you can expect. Only problem is Swiss water polo is that players are training 3-4 times in a club. But now we are doing everything to increase this. We have now national team A and B. National team A was supposed to have qualifications for European Championship in Split, but it's cancelled, so we are going to Slovenia. National team B was supposed to go to Colombia for 10 days. Unfortunately, it fails again, but players are absolutely motivated. I was coaching all around the world. And I start, let's say, project of Japanese water polo, Brazilian water polo, and I can tell you that initial situation regarding quality of players, it's much better in Switzerland than it was in Japan or Brazil. We have very talented players, but they need much more work, and I think Swiss Federation is doing everything to provide them much work and much hours in the swimming pool, because this is mathematics. 2 hours plus 2 hours is 4 hours. So, coach, for you, Switzerland have possibility to improve the level and to arrive an example in the same level, an example of Germany? Absolutely, yes. But problem is we need to start creating players from the age of 10 or 11 when they come first time to the swimming pool. It's very hard to modify players and to improve him player of 22-25. So I think Federation is doing a lot of efforts to establish young teams. And I really believe that like in other sports, like in soccer, football, handball, Swiss water polo can reach this level. Let's say middle European level.
Continuiamo con due giocatori della nazionale maschile. Alla mia sinistra Sébastien Zanola, alla mia destra Yassine Scala. Peraltro ricordiamo, Yassine, tu giocavi a Lugano 4 anni fa, adesso a Basilea. Comunque, com'è tornare in Ticino? È molto bello, si ritrovano i vecchi compagni, si ritorna a casa, vicino alla famiglia, belle emozioni. Beh, Sébastien, diciamo un campionato con gli Sharks che comunque, insomma, i nostri squali ci sono andati a tanto così dal titolo, comunque tutto sommato una stagione che si apre con tante prospettive. Assolutamente sì, ormai si sa che l'obiettivo di ogni stagione è quello di vincere il campionato. Abbiamo perso un sacco di giocatori, ne abbiamo presi nuovi, tra cui anche il rientro di Yassine. Allora possiamo annunciarlo, ufficiale? Assolutamente sì, ufficiale il ritorno di Yassine. L'obiettivo è quello di vincere, allenarsi bene, divertirsi, però l'obiettivo è sempre quello di vincere. Beh, parlando invece di nazionale, comunque a inizio anno prossimo il girone di qualificazione agli europei, comunque Slovenia, Belgio, Francia, Germania, direi un girone molto tosto. Direi proprio di sì, però la speranza è l'ultima a morire, per cui ci si prova e si dà il meglio. Beh, insomma, cosa vorrai portare dello spirito Sharks qui in nazionale? La voglia di vincere e magari portare un po' di qualità, nel senso, oddio, non è che sono uno dei giocatori più bravi di tutta la nazionale, però sono uno dei più anziani insieme a Yassin, se non sbaglio, perché qui ormai sono giocatori dell'annata 2000-2001, io essendo nel 95, quindi porto magari un pochettino più di esperienza, ecco. Un pezzettino di Ticino in questa nazionale svizzera Under 17. Alla mia destra ho Elias Niedu, appunto della Lugano Sharks. Insomma, una grande emozione essere qua a Tenero a vestire i colori rosso scrociati. Sì, è una grande emozione, sempre bello far parte di una cosa più grande come la nazionale. Beh, appunto, insomma, lo scorso anno chiaramente campionato Under 17, ma anche presenze nella squadra della Lega Nazionale B, comunque tutto sommato è stata una stagione post-Covid comunque molto impegnativa. Sì, ci siamo ripresi bene, abbiamo fatto il primo posto nel campionato Under 17, un po' meno bene con la Serie B per vari altri problemi, ma tutto sommato ci siamo ripresi bene. Possiamo dirlo, un tuo obiettivo per questo stage e soprattutto per il tuo futuro in rosso crociato? Ma qualificazione agli europei è sicuramente uno dei massimi obiettivi della nazionale svizzera in questi anni. Sarebbe un'emozione poter partecipare poi anche al campionato europeo. Bene, amici telespettatori di Swiss World TV, vi ringraziamo di essere stati con noi ancora una volta. Un in bocca al lupo alle nazionali di pallanuoto maschile Under 17 per il proprio proseguimento nelle attività internazionali e ci vediamo nel proseguo dei programmi di Swiss World TV. Da Axel Paderni, dalla piscina del Centro Federale di Tenero è tutto, linea alla regia.